Oggi siamo a Fornovo e siamo al Foro Boario e stiamo per andare a far visita al circolo nuovo forum. È un circolo per anziani. Andiamo a vedere cosa sta succedendo tutti i pomeriggi in questo circolo. Sentiremo anche il parere degli anziani e soprattutto delle due signore che lo stanno gestendo. La struttura è aperta dall'1:30, dalle 13:30 alle 18:30, quindi qui tutti gli anziani possono venire a stare in compagnia, giocare a carte e parlare anche, perché è molto importante anche parlare. Adesso entriamo e vediamo l'ambiente di questo circolo. Ed ecco qui, questo è il circolo con tutti questi giovanotti che stanno giocando a carte e passano le loro ore in compagnia. Dopo tante chiusure per via del Covid, finalmente possono stare in compagnia. E abbiamo qui il presidente e il vicepresidente del circolo Forum Novum, la signora Rosanna Antonella. Quindi voi tutti i giorni vi trovate in questo circolo, sì, per anziani? Sì, noi tutti i giorni veniamo in questo circolo, io vengo, do una mano, sono anche il presidente e veniamo insomma per intrattenere un pochino queste persone, se manca uno a un tavolo ci offriamo di giocare noi, cerchiamo un pochino di insomma di intrattenere queste persone. Che queste persone che prevalenza sono anziani e quindi hanno bisogno anche di un sostegno nostro. Certo, quindi quello che fate qui in questo circolo è volontariato. Esatto, qua siamo tutti volontari, prestiamo servizio dietro il banco, siamo in circa una decina. E veniamo qua al pomeriggio, il circolo è aperto al pomeriggio dall'1:30 alle 6:30, 7 di sera e stiamo qua con loro a giocare, a ridere un po', tanto da arrivare a sera. Oggi poi faccio presente questa cosa perché mi ha anche commosso tra l'altro e un signore è qua, è venuto e ci ha portato le violette, segno che ci pensano, che anche loro ci vogliono bene. E sono cose che scaldano il cuore in questo momento di tristezza, diciamo. Certamente questi sono pensieri veramente belli che fanno tenerezza. Molto, vero? Molto. Fa molto piacere sapere che comunque ci pensano, anche con piccoli gesti, però vuol dire che pensano a noi, che vengono volentieri, che insomma per noi è tanto, è sentirsi vivi, sentirsi apprezzati anche per quello che facciamo, perché è un impegno abbastanza importante, perché tante volte magari uno non ha tempo, dobbiamo sostituirlo, insomma, perché ognuno di noi è chiaro, ha i suoi impegni. Sì, sì. Signora, lei da quanti anni è che è qua in questo circolo? Cinque anni. Sì. E lei? Io un po' meno, sono 3 anni circa. Ho iniziato perché comunque gli anziani sono quelle persone che mi fanno un po' tenerezza, tanti sono anche soli a casa, non hanno nessuno da scambiare due chiacchiere, un po' perché i figli lavorano, un po' perché magari sono rimasti soli e quindi venire qua a vederli che ti fanno un sorriso sono quelle cose proprio belle, che ti fanno piacere, anche se a casa c'è sempre qualcosa da fare, comunque si fa volentieri, ecco.
tagliamo volentieri questo tempo, perché riteniamo che sia importante per un paese avere un punto di riferimento anche per le persone anziane, insomma, che il periodo che abbiamo tenuto chiuso per il Covid li abbiamo visti o seduti su una panchina o girovagare per il paese così un pochino anche persi, perché è chiaro, non hanno nessun punto di riferimento se non questo in questo momento. Buongiorno, lei come si chiama? Cosetta una volta. Cosetta una volta? Vedo che proprio qui sta giocando. Ah, a me piace e gioco. Sta volentieri. Giocando a briscola? Sì, non capisco niente però. Adesso. Senta un po', ma chi vince? Un po' lui, un po' noi, un po' lui. Un po'... Giochiamo chi va a fortuna e chi va più carte. Senta un po', c'è qualcuno che imbroglia? No. No? Qua ci sono dei grandi. Chi ti ha belle visti? Tutti i dolci. Non me li avrà viste lui, eh? No, lui te le ha viste. No, no, qui abbiamo dei bei ragazzi e loro ci perdiamo. Bravo. Signora, lei cosa ne pensa di questo circolo? Vabbè, io ho sempre pensato bene, sono 13 anni che ci sono, vuol dire che. Per me va benissimo. Sì, mi trovo benissimo. Bene, grazie. Niente, grazie a lei. Vado da quel signore là perché prima la signora dice che non imbroglio, no? Però io l'ho visto. Ha imbrogliato? Io l'ho visto perché io gioco a briscola e conosco i segni. E lei prima. È possibile. No, no, senta un po'. Come si chiama? Amedeo. Ascolti, lei prima ha fatto così. Vuol dire che no, no, non l'ho segnato. No, che imbroglioni. Signora, stia attenta. È vero, allora fa apposta. Lo fa apposta. Dai, no. Amedeo no. No, no, quello mai. Senta, ma si diverte quando viene qua al pomeriggio? Sì, sì. Non, sì, no, mi diverto. Però un po', non è... Due, tre partite e basta. Non, sì, sì, sì. Benissimo, grazie. Mi dica. Ecco. Lei si chiama? Giuliano. Allora, mi dica Giuliano. Il bandito Giuliano. Qua? Cosa fanno? Noi abbiamo un onore perché giochiamo contro il campione del mondo. Ma sta scherzando? No, no, non sto mica scherzando, lo sento in giro qua. Cosa siete? Il campione del mondo. Siete? Ci chiediamo qualcosa. Ecco, però fa anche lui le sue barrachelle, eh? Sì, 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 allora ci divertiamo per quello lì. Cosa ha combinato? Me ne racconti una. Una? Dice che ce l'asso, lo va a prendere dov'è, non so come fa, o in terra, di qua di là ce l'ha sempre. È un baro. Un baro. Adesso lo sento. Senta. Mi dica, bella gioia. Mi dica, bella gioia. Stia un po' lontano perché ascolti qui un po'. Mi dica. Qua i suoi colleghi dicono che lei è un po' un imbroglione a giocare a parte. Magari. No, no. Io vinco sempre. E come fa a vincere sempre? Perché c'è troppe carte. Cosa? E prende un mucchio. Ah, prendi troppe carte. Senta, ma me lo deve spiegare, perché anche a me piace giocare a briscola. Perché imbroglio, no? Ah, imbroglio! Lei è molto simpatica. Come si chiama? Giancarlo. Giancarlo. Per lei è bello. Grazie. È molto, una bella signora, molto simpatica. Mi raccomando, però non imbrogli troppo, c'è una signora qua. Io imbroglio con le donne, non le carte. Hai capito? Bravo. Dopo lo facciamo vedere. Ha visto che intervista che ho detto? Chi tocca? E abbiamo il signore che si chiama? Remo, il Remo. Nome. Remo. Vuole il... Basta. Il cognome, come vuole. Boschi. Boschi. Remo, lei è qui che osserva. Non gioca a carte? E non trovo la compagnia. Ah, perché non c'è la coppia. Sono venuto dentro che erano le 13, le 3, già dirò. Allora avevano già formato. E loro guardo un po' qua, un po' di là. Quando si libera qualcuno no. Ci va lei. Quando si libera un posto ci va lei. Ah, beh, se ci fa uno se va. Fino alle 5, 5 e mezza si passate sta. Pomeriggio. Sì, sì. No, no, ma io mi piace anche guardare, sì? Mi piace anche giocare, se dir la verità. Hai visto Maria che ha imbrogliato, avevamo le asse 3? Non l'ho visto. Con quel discorso lì, ha fatto sparire la carta. Non l'ho visto. Ha fatto sparire la carta, sì. E noi etere dobbiamo andare su perché ci mancava una carta. Ha imbrogliato un po'? Sì. Ma lui è pura, quando ha visto che... È la Lazzarone lei. Quando si sente male. Veramente. Rischi che è una confusione. Qui abbiamo dei signori che giocano a scala 40. Scala 40. E chi vince?
Il più buono. Il migliore. Il migliore? Sì. Lei si chiama? Renato. Renato. E passate i pomeriggi a giocare voi? È il nostro divertimento. Ascolti, le voglio chiedere una cosa. Quando eravamo chiusi in casa per la pandemia, vi mancava molto questo circolo? Molto. Molto, eh? Perché vi trovate tutti in compagnia ed è bellissimo. Sì, per passare un po' il tempo. Certo. Bene, io vi lascio continuare a giocare, grazie. E buon divertimento, eh? Vabbè, però qui abbiamo... qui abbiamo il presidente, il vicepresidente con due bei giovanotti, eh? Ha capito, lei si chiama? Giordano, e lei? Mazio. Adesso non allunghi troppo le mani lei. Oh. No, perché mi sgrida. Ah sì? Perché l'ha sgridato? Perché ho parlato. E di prima mano non si parla. Hai la prima mano, ste donne, ma come no. Fa a sopportarle? È la febbre 40. Senta un po', chi vince adesso? Chi vince? Siamo alla pari, uno a uno, molto bella, equilibrata. Ma queste due donne sono brave a giocare a briscola? Sì, anche a giocare a meno, sono professioniste. Comunque è un bel ambiente, ho visto, bello, no? Allegro, bellissimo. Io dei bane giro, ma 30 persone tutti i pomeriggi, non è facile trovare 25-30 persone, no? Ha ragione. Ma poi ce n'è, dice, il circolo degli anziani. Ma gli anziani? Anzi, no, ma sto appunto dicendo, ma... è più giovanile di tanti altri bar questo bar, eh? Adesso, certo. Perché poi, insomma, dai. Va bene, buona continuazione, grazie. Grazie anche a voi. Grazie. Allora, andiamo a sentire anche i signori che si trovano là in fondo. Allora, buonasera. Qui abbiamo dei signori che non giocano a carte, come mai? Non vogliono giocare. Come non vogliono giocare? Ha paura? Di che cosa? Di perdere. Ma davvero? Abbiamo appena finito. Ah, e chi ha vinto? Sì. Ha vinto? Vinto. Bravo. Quindi voi vi divertite a passare i pomeriggi qui in questo circolo? Ma sì, tanto. Vi trovate bene? Sì. Sì, Mi trovo bene io. Come si chiama? Gardelli. Gardelli. E lei? Giovanni. Giovanni, e il signore qui da solo? Giuseppe. Giuseppe. Buon divertimento allora, eh? E qui abbiamo due signori da soli che giocano a carte. Si chiama lei? Mi chiamo Curti Pio. Curti Pio. E lei? Storio Leonardo. Leonardo. Nato il 9 aprile 1926. Complimenti. Come lo dico? È in gamba, è in gamba. Sono in gamba, che cerco ancora l'amorosa, però. Davvero? La troverò? Ma. Ma la trova, se si mette un po' di impegno la trova. Ascolta, se ho pazienza ad aspettare, eh. Ma no, ma secondo me la trova, eh. Ci provi. Se ho pazienza. Eh sì. Allora, chi vince fra i due? Chi è che vince? Ma adesso abbiamo appena iniziato, siamo lì. Ascolti un po', ma imbroglia lui? Devo stare attenti, ma è già l'esperienza, con gli anni. Sì, Ha capito che ha detto che lei le imbroglia a giocare? Per imbrogliare bisogna essere un po' dell'arte. Bisogna, diciamo così, essere dell'arte e aver iniziato fin da giovane. Ha ragione. Ma da vecchio, anche se l'esperienza insegna, non si riesce ad acquistare quello che vorresti acquistare. Perché se la tua indole non è quella, non è quella. Sì. Capito? Va bene. Buon divertimento, grazie. Secondo la mia esperienza. Sì, certo, ha ragione. Diceva Zambrelli, secondo il mio cume. Zambrelli, ne hai sentito parlare? No. Ma mi sembra. È uno che prediceva le previsioni del tempo. Le previsioni del tempo, ha ragione. Vera? È vero. Dice, secondo il mio cume. Grazie. Era un carabiniere. Allora, quello lì che... Stia attento allora.
Stia attento. Sì, 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 sì. 23 anni. 23 anni nell'arma. E dal 45 in poi. Wow. Quando ancora i tedeschi, capito? Brutto periodo, Bruttissimo. Pensa che io sono partito volontario. Ma davvero? Ma per forza. Ah, per forza, la mia famiglia era numerosa. Certo. Eravamo in 13, fratelli, wow. Fratelli. Perché a casa dei poveri l'ignoranza ha sempre regnato. Una volta era così per tutti, E a casa dei, scusa, a casa dei poveri, a casa dei signori no, Vabbè. Ad ogni modo lei è arrivato fin qua e va ancora avanti un bel po', ok? Beh, c'ho 96 anni, C'ho 96 anni, sì, sì. Bravo. Poi c'ho ancora la moglie che mi tiene sveglio. Mi tiene sveglio, Ma ci credo. Mi dà sempre la corda come la sveglia. Auguroni. Grazie. Tanti auguri grazie, per lei. Grazie. Allora, adesso io voglio sapere da questi signori... Voglio sapere chi è il più bravo a giocare a briscola qua. Ah beh, questo qui. Ah beh, uno... Lei si chiama, scusi? Egisto. Egisto. E lei da quanto tempo frequenta questo circolo? Da qualche anno, sì, da qualche anno. Si trova bene? Mi trovo bene, ma non sono ancora pensionato. E lei viene per stare in compagnia? Stare in compagnia, certo. Bello. Sono uno di quei pensionati che lavora ancora. Va bene però, Mi hanno detto che fa bene. Perché chi si lavoro, il lavoro nobilita. Nobilita, lo dico. E allora si vede che io sono nobile. E lei come si chiama? Armando. Armando. E anche lei tutti i pomeriggi viene qua? No, magari. No, No. Beh, però quando viene è una bella compagnia. Certo. Bene. Adesso passo dal signore qua. Lei si chiama? Nando. Nando. E anche lei viene qua tutti i giorni? Tutti i giorni, no, ma c'ho da lavorare a casa, il frutteto e cose, bisogna... Allora. Quando è bel tempo c'è da lavorare a casa. Ha ragione. Adesso sono un po'... Sei fortunato? E cose, mi sono fatto male un dito e allora... Ne approfitta per fare un... Esatto. Bene, adesso sento il signore. E lei si chiama? Domenico. Domenico, adesso le faccio una domanda. Le due signore che gestiscono questo bar, sono brave oppure no? Per me sì, per me tutte sono brave. Sono bravissime, gente. Per me vero? Va bene. Lei si trova bene qui, Quanto vengo una volta ogni tanto perché non c'ho tempo. E si trova bene? Sì. Bene, buona giocata allora, grazie. Grazie. Ecco, qua abbiamo questo signore che è una persona gentilissima, squisita, perché oggi ha pensato di portare alle sue ragazze le viole. Veramente grazie, perché lei ha fatto un gesto veramente nobile. Ebbene, se l'avevo vicino a casa, lì sono riuscito. E le ha offerte a queste due ragazze, vero? Sì. Però ci hai pensato. Perché se le meritano. Sì, le meritano, vero? Sì. Grazie, grazie anche a nome mio. Grazie Eugenio. Grazie. Quindi cosa vi spinge voi come persone a fare questa cosa? Guarda, non lo saprei, so solo che mi diverto venire qua, ci metto proprio tutto il cuore perché ci divertiamo e per un sorriso che loro ci donano ci riempie il cuore. Veramente, sì, condivido quello che ha detto l'Antonella. Per noi è una soddisfazione vedere che comunque stiamo facendo qualcosina, anche se piccolo, ma qualcosina per aiutare queste persone. Ecco. Direi che è molto grande quello che state facendo e per questo vi chiedo adesso, io mi allontano, di togliervi la mascherina, far vedere il vostro volto perché la gente deve sapere che ci sono ancora persone come voi di buon cuore che impegnano proprio il loro tempo libero per queste persone. Prego.